La RTX 3060 Ti sta per arrivare. È talmente vicina che potrebbe anche essere alle vostre spalle. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e prima di cominciare il video di oggi vi informo che questo video e quelli successivi a questo saranno sponsorizzati da me. Infatti sono appena diventato un partner YouTube, grazie mille a voi e al vostro supporto, per cui vi chiedo innanzitutto di guardare il video fino alla fine perché aiuta il canale, vi chiedo poi di andare a vedere un pochettino il link affiliato Amazon che sono in descrizione, c'è tutta la mia configurazione, ma se acquistate qualcosina da quei link in pratica ritorna qualcosa di soldi, una piccolissima percentuale anche a me perché le spese per sostenere un canale YouTube, credetemi, sono davvero tante. E in secondo luogo vi chiedo di seguirmi su Twitch, perché io streamo tutti i giorni, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15, martedì e giovedì dalle 17. Ma basta cianciare, parliamo di 3060 Ti. Questa famigerata 3060 Ti. C'è chi dice, oh mio Dio, arriverà a dicembre, ma quando? Prima delle feste, dopo le feste, non si sa, non arriverà mai. Beh ragazzi, abbiamo ufficialmente un po' di specs da farvi vedere. Andiamo quindi a mostrarvele. Innanzitutto... vediamo che tutte queste informazioni sono state leakate su Videocards. Perché Videocards? Perché l'ho detto sempre, Videocards azzecca il 97,3% di tutti i leak che vengono, ecco, divulgati sul web riguardanti le schede grafiche. Allora, una 3060 Ti Founders Edition è molto simile a una 3070. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sarà basata sulla GPU GA104-200, avrà 8 GB di RAM GDDR6 a 14 gigabit al secondo con un bus di 256 bit, molto simile come ho detto alla 3070 Founders Edition, anche se sembra un po' più argentata, ma a noi sinceramente non ci interessa perché questa scheda grafica non la vedremo mai dal vivo. Ovviamente scherzo, spero che non sia così. Avrà un connettore da 12 pin, ma arriverà anche con un adattatore, che è una cosa comunque sempre molto bella. Per quanto riguarda invece i dati della potenza, vediamo che la 3060 Ti avrà 4864 CUDA core con 152 Tensor core e 38 RT core. La ufficialmente Nvidia dichiara che la scheda grafica sarà più veloce di una 2080 Super e ragazzi c'è qualche grafico che ve lo fa vedere. La cosa più importante secondo me è il prezzo. Stiamo parlando di una scheda grafica che al lancio dovrebbe costare 399 euro. 399 euro è un prezzo molto interessante. Perché? Perché la va a mettere decisamente molto più bassa della 3070 e significa che una 3060 liscia potrebbe decisamente essere prezzata intorno ai $350. Stiamo parlando comunque per la 3060 Ti di circa 420 euro secondo me e di circa 370 euro per la 3060 normale. Ma andiamoci a vedere un pochettino di risultati, di benchmark, perché potrebbe essere interessante. Questi sono sempre dei leak, comunque secondo me sono abbastanza attendibili, ma dobbiamo sempre aspettare un po' di conferme per ecco vedere se questi dati poi si rivelano veri. Vediamo che la 3060 Ti in colore verde supera per la maggior parte o comunque è in linea con le performance di una 2080 Super in colore grigio scuro. Come baseline, quindi come metro di paragone, abbiamo una 2060. Diciamo quindi che la 3060 Ti è circa da un 37 a un 54% più veloce di una 2060 per quanto riguarda la rasterizzazione dei giochi, quindi senza ray tracing. In ray tracing la scheda grafica si comporta decisamente meglio di una 2080 Super in determinati giochi, a parte Watch Dogs Legion che sappiamo è un gioco Ubisoft, quindi avrà sicuramente dei problemi proprio al lancio e ce li avrà sempre, ma fondamentalmente si tratta di performance davvero molto molto buone rispetto alla 2060 Super della scorsa generazione. Stiamo sempre parlando della versione Ti, quindi attenzione, non è la 3060 liscia, ma se la 3060 Ti c'ha diciamo un 50% in più rispetto alla 2060, io mi aspetto comunque un 30-35% in più di performance. In rendering
se voi renderizzate con una 3060 Ti e prima avevate una 2060, una 2080 Super, avrete comunque un bel po' di prestazioni in più. Per quanto riguarda i modelli di terze parti, abbiamo qualche leak dei vari design. C'è la iChill di Inno 3D. Abbiamo poi qualcosa sempre di Inno3D, la Twin X2, la TAF di Asus, anche se non so se questo qui sia una photoshoppata molto bene sulla scatola, però oddio, potrebbe essere alla fine che sia vera alla fine. Modelli di Gigabyte, un altro modello di Gigabyte, e Galax che quest'anno effettivamente sta tirando fuori dei modelli abbastanza interessanti. Qui c'è oltretutto una tabella riassuntiva che vi fa vedere tutte quante le specifiche, così che voi feticisti dei numeri possiate benissimo stare qui e dire: oh mio Dio, c'è questo bus, oh mio Dio, ci consuma tanto. La 3060 Ti oltretutto ha un consumo molto simile alla 3070, che va da 180 a 200 watt circa. Quindi si parla di una scheda grafica che dovrebbe andare circa la metà di una 3080, forse un po' di più della metà della 3080, basta guardare i CUDA cores, e secondo me la metà esatta o giù di lì più o meno la vedremo con la 3060, perché da che io ho memoria una 60 più o meno di una generazione dovrebbe andare la metà di un 80, la 70 dovrebbe andare la metà di una 80 Ti. Non è che sto dicendo che ci sarà una 3080 Ti, queste sono giusto considerazioni di un vecchio PC gamer. Quindi nulla ragazzi, questa 3060 Ti sembra essere effettivamente arrivata. Il 2 dicembre dovrebbe essere rilasciata sul mercato al prezzo di $399, quindi secondo me, vedendo il trend dei prezzi, se si dovesse riuscire a trovare, diciamo circa €420. Cosa penso di questa scheda? Io personalmente credo che cominciamo a vedere una guerra molto molto serrata per quanto riguarda la fascia media, la fascia medio-alta, e tra poco comincerà anche la fascia budget, ragazzi, perché AMD, per quanto abbia già riscattato un enorme successo con la sua 6800 XT e 6800 più la XT che la 800, deve ancora rilasciare la 6700 XT, la 6700 normale, e io credo che ci sarà anche una 6600 XT o una 6600 normale. E la cosa figa di AMD è che, guardate, in pratica lei ha messo la 800 in comparazione con la 3070, la 700 sarà in competizione con la 60, la 600 con la 50 di AMD, di Nvidia. Quindi che significa? Che diciamo per quella fascia di prezzo Nvidia ha la 50, AMD ha la 60, quindi la gente che non ne capisce troppo dirà: oddio, la 60 forse è meglio della 50, anche se forse hanno le stesse prestazioni, fammi comprare la 60. Questo è marketing fatto bene. Complimenti. Detto ciò ragazzi, mi sembra una scheda grafica molto interessante. Io vorrei anche aspettare la 3060 per capire bene le prestazioni che saranno di questa scheda. Abbiamo visto che comunque andrà più o meno molto meglio, sì, più o meno meglio di una 2080 Super. A €400, €420, quale sarà il prezzo ragazzi? Mi sembra davvero un affare molto molto ben pensato. Dobbiamo aspettare il 2 dicembre e vedere effettivamente cosa succederà. Detto ciò ragazzi, se il video vi fosse piaciuto vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G. Vi ricordo appunto che streamo su Twitch tutti i giorni, quindi venite a trovarmi e dire: ehi ciao, ho visto il tuo video. E nulla, ci vediamo un prossimo video, fatemi sapere la vostra, e ciao ciao dal vostro G.